Oggi nel quartiere Arenella, Napoli, si è verificato un momento di tensione all'interno dell'istituto comprensivo Ignazio di Loyola quando un uomo sconosciuto è entrato nell'edificio scolastico raggiungendo un'aula dell'asilo. Il personale docente e i bidelli hanno bloccato l'uomo che si è allontanato senza identificarsi o spiegare le sue intenzioni. Secondo alcune segnalazioni da parte dei genitori, si sospetta che l'uomo avesse un coltello con sé. Ma questa informazione non è stata ancora confermata dalle forze dell'ordine. Il dirigente scolastico ha successivamente denunciato l'incidente presso la stazione dei carabinieri del Vomero Arenella. Va notato che la scuola era stata precedentemente menzionata in un programma televisivo a causa di occupazioni abusive nelle abitazioni di ex bidelli, ma al momento non ci sono prove di collegamenti tra questi due fatti.